secondo la tua interpretazione, cosa può rappresentare? Un culo rosso. Grande. Buongiorno a tutti, siamo nel quartiere di Stodulki, fuori dalle rotte turistiche a Praga 13, per vedere quest'altra installazione chiamata Lo Stagno. Infatti alle mie spalle vedete uno stagno e vedete anche una scultura concepita nel 1989 dall'architetto Kurt Gebauer. E questa scultura è la statua di una donna, originariamente nuda e completamente rossa. Questa scultura ora risente del tempo e dell'incuria, perché si è un po' rovinata, si è un po' rovinato lo smalto di rosso che aveva, e qualche privato cittadino ha probabilmente rivestita con un costume da bagno che potete vedere. Quindi originariamente era completamente nuda, tutta di rosso, è del 1989, che è l'ultimo anno, quindi l'anno dei titoli di coda per il comunismo, e anche il finale del periodo della cosiddetta normalizzazione, quindi dove l'arte libera era fortemente ancora scoraggiata, ma c'era una grande richiesta, una grande domanda di nuove installazioni, e anche il nudo non rappresentava nulla di scandaloso, ma anzi qualcosa di fortemente richiesto. Quindi questa è la scultura del laghetto, della donna che fa come per specchiarsi nel lago, e l'interpretazione è libera. Possiamo immaginare che di lì a poco sarebbe arrivata della libertà, e di lì a poco questa donna avrebbe spiccato come il volo verso un nuovo mondo, un nuovo stile di vita. Questo è quello che possiamo immaginare, ma non abbiamo grandi testimonianze di questa opera e del suo significato. Quindi libera interpretazione, il laghetto e la donna prima nuda, adesso con il costume da bagno. Arrivederci. Lo dici un ciao a tutti quando sono qua? Ah. Pensando di essere la tipa, però. Ciao a tutti, però tu pensa che io la tua faccia la metto nella tipa. Ok, adesso un ciao a tutti. Ciao a tutti. Mm-hmm. Però con la sicurezza che ti viene proprio per le tipe grandi. Ciao a tutti, grandi. Ok. Quando voglio. Ciao a tutti.